Il bilancio del comune di Chiavari pareggia a circa 38 milioni di euro. Ci sono circa 7-8 milioni di investimenti, di cui una parte deriva da trasferimenti di fondi che provengono dal 2015 e il resto sono nuove risorse che inizialmente verranno finanziate con mutui, cioè nel bilancio le abbiamo stanziato delle risorse che derivano da mutui, ma successivamente sostituiremo con degli avanzi di amministrazione che abbiamo. Diciamo, è stata soltanto una scelta tecnica, quella di partire con dei mutui, poi si andrà a modificare questa fonte di finanziamento. La legge di stabilità per il 2016 ha stabilito che non si possono aumentare i tributi locali. La manovra finanziaria del Comune di Chiavari incide su tutti gli aspetti della tassazione locale, in parte in forza di norme statali, in parte come esito di scelte politiche proprie. Cresce il numero di famiglie che non pagheranno l'addizionale IRPEF. C'è stato un incremento della soglia di esenzione che da 10.000 euro di soglia di esenzione è salita fino a 15.000 euro, con circa 2.600 famiglie in più che non pagheranno l'addizionale IRPEF. La tassa sui rifiuti scende del 5%. Non vi è stato un input specifico di riduzione vero e proprio, ma un input circa il ricalcolo dei costi fatti in maniera più razionale. Questo ha portato per l'anno 2016 a una riduzione di circa il 5% delle tariffe. Se questo sarà ripetibile nel 2017 lo vedremo. Adesso si lavorerà, gli uffici tecnologici lavoreranno e vedremo quale sarà il risultato. Il Comune di Chiavari aveva la TASI solo sulla prima casa. Il governo centrale ha deciso di eliminare la tassazione sulla prima casa, quindi sparisce anche questo tributo, il che comporta per il Comune una minore entrata pari a 3 milioni di euro che saranno compensati dallo Stato. Le aliquote IMU restano totalmente invariate. Vi è un intervento, in questo caso statale, che va a eliminare la tassazione su una serie di categorie, però diciamo, non è una decisione a livello locale,